Salve ragazze, il lavoretto di oggi. Il lavoretto è proprio un eufemismo perché qua questa è mia figlia piccola, pensavo di dovergli fare i refi, invece la signorina, siccome è ancora un po' piccolina, ma vuole le unghie, è arrivata da me. Non era tanto che gliele avevo fatte, ma erano letteralmente distrutte. E ho dovuto rifare tutta la ricostruzione, proprio smontare tutto, rifare tutto. Sì che quel pezzo l'ho tagliato, se no il video diventava troppo lungo e vi ho lasciato alla decorazione. Sto usando questi nuovi prodotti di Moda Unghie, questo colore bellissimo, proprio vibrante, come li chiamo io. È il Big Bubble. No, l'ho detto giusto, scusate, aspettate che mi viene il dubbio. Allora, questo si chiama Big Bubble, sì. Eccolo, vedete, nei pollicioni lascio sempre la stesura come si dice, nella velocità normale perché mi piace far vedere il pollicione, diciamo che è una delle dita che mi piace di più far vedere nei miei video, è un po' più grande, allora si vede proprio la stesura perfetta del colore. Questo colore è molto coprente, con questo pennello. Ci ho anche azzeccato, è molto, molto morbido. Ci faccio lo stesso però due passate. Poi, siccome conosco mia figlia, deve rispondere al telefono, mandare messaggino, si gratta i capelli. Ogni volta che ho finito di fare le due passate, sigillo in automatico le unghie che poi non devo più toccare. Questo è il secondo pollicione. Questa volta veramente ho anche esagerato, le ho fatte lunghe, l'ho voluta accontentare, tanto a scuola non va, fuori non vanno. E signore, ho detto, ma sì, vieni qua, dai amore, che te le faccio da super gnocca oggi. Ebbene, poi abbiamo esagerato perché si è voluto anche tutti i brillantini, poi vedrete, insomma, ci siamo divertite, siamo state un po' insieme, abbiamo chiacchierato, insomma, è stata anche una piacevole. Un piacevole pomeriggio. Questo colore mi piace molto, ha una tonalità che non avevo perché ne avevo più scuri o più chiari. In lampada non vira, di solito questi colori quando vanno in lampada magari cioè cambiano di tonalità, questo rimane perfettamente come lo vedete. La stesura è molto fluida, mi piace, è molto brillante, ha un retro shimmer appena appena accentuato, è veramente un bel colore. Questo Big Bubble è proprio il colore delle Big Bubble. Mi piace, ho messo, vedete, la seconda passata, anche se non serviva, ma ho detto facciamola. Vediamo come viene, difatti, insomma, mi piace sempre fare la seconda passata. Mi piace molto, non lascia spessore, è molto sottile come colore. I colori devono essere sottili, perché sennò lo sapete che dico sempre che vengono fuori dei panini. Questa è proprio una bella stesura. Facevo sempre un'unghietta in forno e vengo fuori in forno anche con la nuova lampada che ho preso Futura 2, veramente ragazze, molto molto bella. Mi piace. Io ho messo di sottofondo rock perché questa figlia mia è un po' rock, e ho messo anche un po' di velocità, vedete io sigillo già le unghie perché sennò so già che si riempirebbero di capelli, di peli, di polvere, di tutto. E allora le sigillo. Passiamo al giallo. Questo è sempre un nuovo colore che ho preso da Moda Unghie. È un po' meno scrivente, l'ho passato due volte. Questo qua è un giallo fluo, il 0427. Vedete, anche questo molto sottile, essendo però, diciamo, un fluo. La seconda passata ci sta bene. Una volta c'erano questi fluo, dovevamo fare la passata di bianco. Questo effettivamente è già scrivente, però due passate ci stanno bene, insomma. Dopo di aver fatto questo giallo, vedete, facciamo la seconda passatina e diventa perfetto, proprio una leggera passata. Pure
pulisco tutto e metto via perché la signorina ha voluto il leopardato. Ho preso il duo, sempre della moda unghie, extra black, e con un dotter vado a fare un semplicissimo leopardato. Lei mi arriva sempre con le foto di Pinterest, l'ha voluto così. Ci sono molti modi per fare leopardato, questo non è il mio preferito perché a me piace quello un po' strisciato, ma lei l'ha voluto semplice così, io non ho insistito più di tanto, anche perché questa è la maniera proprio più semplice per fare leopardato, un po' di puntini di qua, un po' di puntini di là, insomma l'effetto è molto semplice da fare e di effetto. Con un dotter molto piccolo, vedete, questo leopardato ha una mezza luna un po' movimentata e un puntino dall'altra parte, insomma questo effetto è molto semplice da fare. L'importante è sapere, diciamo, un po' equilibrare questi puntini, non fare troppo pieno. Io ho seguito le strette indicazioni di mia figlia perché questa è come, non lo so, ma alla fine mi ha detto che sono stata bravissima. Penso sia la prima volta che me lo dice, di solito a questa non gli va mai bene niente. Bene, questo è il risultato. Vedete, catalizzo, basta, è sufficiente. Dall'altra parte ho messo un po' più di velocità perché sennò i video sono belli quando sono corti, poi vi stancate. Bene, in lampada, mi dà l'altra manina e faccio con lo stesso colore delle unghie, con il Big Bubble, i puntini dentro a questi, a questo leopardato che richiama le altre unghie. Vedete, appoggio una piccola piccola gocciolina, super coprente, bello, molto veloce da fare come decoro. La struttura, ragazze, sono impazzita, ho dovuto proprio smontare tutto, mamma mia, pensavo fosse una passeggiata da, e invece mi ha fatto lavorare un po'. Va bene, catalizzo, puntini dall'altra parte, ecco qui, e quando mi esce dal fornelletto la mia figlia la sigillo subito perché sennò questa mi fa casino. E voilà, super sigillante, brillo e siamo a posto. L'altra unghietta la voleva tempestata di diamanti, io l'avrei lasciata anche trasparente, secondo me l'effetto sarebbe stato bello lo stesso, ma non lo so, oggi mi è girato così, ci ho messo una tiratina d'argento, insomma sono venute proprio belle. Ecco qui, ragazze, la mia unghietta tutta quanta sbrilluccicosa, Swarovski come non ci fosse un domani. Ragazze, è venuto un lavoro meraviglioso. Mia figlia stasera non dormirà, si guarderà le unghie. Se andate nel sito modaunghie.it, vi iscrivete, vi fate l'account, avete anche il mio codice sconto, Tania10. Se volete andare a vedere i prodotti, io vi do un grosso bacio, vi lascio le foto, un bacione grande, ciao ciao!